essere il giusto strumento per una mobilità sostenibile all'interno delle città d'arte, dove iniziavano già nella nuova urbanistica i divieti di accesso dei veicoli a motore. Da allora abbiamo iniziato a fare prototipi fino a quando abbiamo trovato un partner che costruisce la parte ciclistica, che assieme a noi ha creduto all'idea e siamo andati avanti col progetto. Ci dai qualche caratteristica tecnica, come funziona e che velocità raggiunge? Guarda, sono due le considerazioni da fare. La prima considerazione è il veicolo che va incontro alle necessità del noleggiatore. Quindi abbiamo una velocità di crociera che non supera i 13-15 km orari per motivi di sicurezza, in quanto viene noleggiato a chi che sia. Le altre caratteristiche fondamentali sono quelle di avere un motore elettrico con batteria di nuova generazione che per essere caricate e dare un'autonomia di 70 km, 70 km attenzione, 70 km in piano, a una velocità costante di 20 km orari, quindi sperimentata, un'autonomia di 70 km e questi 70 km ci costano per ricarica da rete elettrica solamente 40 centesimi. Quindi da un punto di vista ambientale sicuramente un impatto molto vicino allo zero. Anche dal punto di vista economico? E anche dal punto di vista economico, oltre a dare la sicurezza che siamo su quattro ruote, abbiamo un minimo di protezione agli eventi atmosferici e possono essere un mezzo ideale sia per persone anche portatori di handicap motori e persone anziane che anziché andare in giro in bicicletta e magari trovarsi accasciati per terra per qualsiasi cosa, avere quel minimo di sicurezza nel muoversi. Altra taratura che abbiamo è la velocità dei 20-25 km orari da utilizzare con parsimonia, questo qua per gli spostamenti più a lunga distanza, quindi chi utilizza il veicolo non come noleggio ma lo utilizza di prima persona, già questa è una velocità che gli permette di muoversi abbastanza agilmente nelle città e nella prossima periferia. È un prodotto in commercio, lo posso comprare e quanto costa? Sì, è un prodotto che è già in produzione, chiaramente non produzioni industriali che ne farebbero sicuramente crollare il prezzo, cioè ottimizzare il prezzo per le utenze finali, viene venduto più che altro a noleggiatori, qualche privato lo chiede, qualche privato lo utilizza, qualche associazione per diciamo, la mobilità nei parchi e soprattutto anche per la mobilità di portatori di handicap. Abbiamo avuto un'esperienza verso la Croazia dove è stato utilizzato anche nella gestione dei servizi urbani, della pulizia, della raccolta rifiuti, eccetera. Qualche richiesta dalla regione Sardegna e comunque chi lo produce, quindi noi facciamo la parte motorizzata, elettromotorizzata assieme al nostro partner di Romagna, è possibile acquistarlo il 2 posti a 3.600 euro e il 4 posti a 4.500 euro. Chiaramente il prezzo è un prezzo importante, viste le attuali produzioni, però possiamo dire che è un prodotto completamente costruito in Italia. Costruito in Italia con prodotti e materie prime di qualità che ne garantiscono la sicurezza e la durata nel tempo. Ultima domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, ci fai delle previsioni secondo te per il nostro ecofuturo? Guarda, ecofuturo, essendo volontario di Verdi Ambiente Società, associazione ambientalista a livello nazionale, e ho partecipato con entusiasmo a questa iniziativa giusto per gli obiettivi che si pone. Obiettivo principale, che è stato menzionato anche ieri sera all'inaugurazione, è quello di creare rete su tutte quelle iniziative che rischiano di rimanere in ombra e che possono essere di incentivo e anche diventare opere realizzate a favore dell'ambiente. Quindi io mi auspico ad esempio ed emulazione di questa iniziativa che ci sia un futuro dei migliori. Posso fargli una domanda? Ci vuoi dare qualche
recapito, un sito internet, una pagina Facebook, qualcosa in cui possiamo vedere il prodotto? Allora, pagine Facebook sicuramente della Sezione Verde Ambiente Società, per la quale chiaramente proponiamo questo veicolo e ne andrà sicuramente a beneficio della stessa associazione che si muove per l'ambiente. L'altro sito è il www.stilografica-group.it, che è quello aziendale, dove potete trovare tutte le coordinate per contattarci, per senza impegno chiedere informazioni e approfondire l'argomento. Grazie Giampaolo. Grazie a voi.